Ciao a tutti, quest'oggi vi propongo il quarto video del mio percorso alla scoperta dell'America. Vi lascio linkati qui in info box i video precedenti e anche tutto l'elenco dei libri che sto leggendo in merito appunto a questo percorso. Ho fatto tutta l'introduzione del caso più e più volte, molto brevemente per chi vedesse questo percorso oggi per la prima volta grazie a questo video, quello che sto facendo non è altro che tenendo come guida, come base, diciamo, questa antologia di Vittorini che si intitola Americana, vado a segnare, diciamo, l'evoluzione della letteratura americana a partire dalle origini fino al 1940 circa su una specie di linea del tempo. Siccome qualcuno me l'ha chiesto sotto i video precedenti, io sto toccando gli autori, proprio sfiorando direi, gli autori che ha scelto Vittorini in questa antologia, ma magari poi approfondisco leggendo romanzi di questi autori e altri apparati critici di cui ogni tanto nei miei video vi parlo. Però ecco, sto seguendo proprio lui come guida. È ovvio che in tutto ciò mancano degli autori, che i libri che ho scelto di leggere derivano da una mia personalissima scelta che non ha alcuna aspirazione esaustiva e di completezza in generale. Quindi ecco, mettiamo le cose sulla linea del tempo, facciamo un viaggio all'interno di questa letteratura e utilizziamo questo come spunto di conoscenza o di eventuali approfondimenti futuri su autori che ci interessano di più, su correnti specifiche o periodi storici che ci interessano di più. Detto ciò, oggi affrontiamo due capitoli di questa antologia, gli autori in essi contenuti, qualche racconto che è presente su questo libro e qualche altro approfondimento e un romanzo che vedremo poi nel corso del video. I due capitoli che affrontiamo oggi sono la letteratura della borghesia e leggenda e verismo. Come sempre mi aiuto con i miei appunti e ogni tanto vi leggerò delle citazioni dai testi che ho utilizzato, come faccio sempre. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un periodo a livello temporale che va dal 1870 al 1900 circa, per quanto riguarda la letteratura della borghesia. Ci eravamo lasciati con Mark Twain. Mark Twain, considerato il primo homo novus per quanto riguarda la letteratura americana, cioè colui che fu tra i primi a segnare una netta linea di demarcazione tra la letteratura europea dello stesso periodo o precedente e la nuova letteratura americana. Quindi colui, Mark Twain, e insieme ad altri, che subisce meno influenze dalla vecchia Europa, malgrado Mark Twain abbia vissuto, abbia viaggiato in Europa a lungo, è lui che segna questa linea di demarcazione. Con la letteratura della borghesia, in realtà, si torna con un piede nella vecchia Europa, quindi si diciamo, rinnovano i legami tra la letteratura europea e la nascente, appena nata, diciamo, letteratura americana. E come lo si fa? Lo si fa principalmente attraverso alcuni autori, sicuramente il maggior esponente in quest'ambito è Henry James, che è considerato l'autore americano più europeo di tutti. James ha vissuto in Inghilterra tantissimo tempo, e è catalogato anche tra gli autori di letteratura inglese proprio per questo motivo. Mi ha fatto molto ridere il fatto che, come sempre, ultimamente, mi è successo un po' sempre da che leggo, ma ultimamente è una cosa che succede spessissimo. Io vivo delle coincidenze incredibili, cioè leggo dei libri che mi citano dei libri che ho appena letto o che sto leggendo in contemporanea. Sto terminando Il filo del rasoio di William Somerset Maugham. È un autore britannico, molto britannico, che scrive con toni piuttosto cinici, caustici, con un occhio sempre molto osservatore, distante dagli eventi, quella distanza tale per cui la sua è una capacità di osservazione analitica molto ficcante, ma è anche piuttosto cinico e disincantato in ciò che racconta. Nel filo del rasoio tratta della società americana. Lo fa
da narratore, cioè il narratore all'interno del romanzo è una sorta di suo alter ego, si chiama proprio Muammar, è un personaggio lui stesso, scrittore, lo scrittore che ha scritto La Luna e i Sei Soldi e tutti i libri di Muam precedenti a Il Filo del Rasoio, quindi è lui che guarda gli americani, specialmente un personaggio però intorno al quale girano altri personaggi americani e il suo è uno sguardo inglese. Essendo lui narratore, lo scrittore stesso, il suo è uno sguardo inglese e letterario e cita degli altri scrittori in questo libro. Ci sono parecchie citazioni, tra tutti, su tutti, quello forse più citato, comunque citato sicuramente all'inizio del libro, è Henry James, proprio perché anche lui lo definisce l'americano più inglese di tutti per quanto riguarda la scrittura, anche se Moam, con appunto il suo tono ironico, satirico, ci fa comprendere, ci fa capire che la britannicità di James può essere considerata tale solo da chi inglese per davvero non è, nel senso che lui riconosce in James anche dei tratti piuttosto goffi, imitativi della letteratura inglese. Ovviamente questa è l'opinione di Moam all'interno di questo libro, in una battuta, ma ne riconosce comunque il grande valore. È comunque un aspetto che è stato più volte segnalato da lettori critici per quanto riguarda Henry James. Vi consiglio, tra le altre cose, se non l'avete letto, leggere Lolita a Teheran di Ahzar Nafisi. Ahzar Nafisi dedica un bellissimo capitolo a Henry James, molto completo, nel senso che cita parecchi titoli, non si sofferma su un unico titolo, quindi probabilmente è uno dei capitoli di quel libro in cui forse più che per altri capitoli dedicati ad altri scrittori, serve aver letto un po' di questo autore per andare a comprenderlo al meglio. Però, insomma, se avete letto i titoli principali, quella parte di quel libro è veramente molto interessante. Ma torniamo a Vittorini e a quello che ci racconta molto brevemente di questo periodo storico. Arriva Henry James, il primo romanzo è del 1874. Henry James, dice Vittorini, continua la tradizione aulica della Nuova Inghilterra e coltiva il costume della borghesia più alta, delle università, dei club e dei salotti. Questo dice Vittorini citando Henry James, ma come, diciamo, individua questa come caratteristica espressiva di tutta la letteratura di quel periodo e cita, tra gli altri, Alcott con Little Woman, quindi piccole donne. Ho notato in questo libro di Vittorini che lui non è che vada tanto per il sottile. Quando qualcuno non gli piace si capisce molto molto chiaramente e di Louisa May Alcott dice qualcosa che è sagace e brillante dal punto di vista proprio di come mette giù la frase, più o meno condivisibile a seconda dei vostri gusti. Rispetto a Alcott, Vittorini dice che ogni profondità ha anche una superficie, giusto per dire che insomma tratta piccole donne come un libro minimo. Dice appunto: coltiva il costume della borghesia più alta nelle università, nei club, nelle chiese, nei salotti e si alimentava ormai con libri minimi come il popolare romanzetto della Alcott. Queste sono parole di Vittorini che, ripeto, non le manda a dire, anche rispetto a tanti autori, non solo a lei. Comunque, insieme a James, poi a James ci arriviamo dopo con calma, abbiamo uno scrittore che si chiama William Dean Howells, se si pronuncia così, Howells, che è probabilmente il principale dopo James di questo periodo storico. Scrive di inibizioni della società borghese, però non rendendosi conto del fatto che queste siano inibizioni, cioè secondo Vittorini Howells si prende molto sul serio e non riconosce in queste inibizioni quello che effettivamente sono. A tal punto un americano della buona società che sapeva illustrare le più segrete inibizioni di essa senza nemmeno rendersi conto della loro qualità di inibizioni, dice.
i suoi scritti hanno la consistenza del prodotto mondano, la buona società del tempo, descrizione dei costumi, eccetera. Di cosa si rende conto James e quindi fa un passo avanti verso una maggiore profondità anche psicologica nei suoi romanzi? Si rende R. James tratta molto a proposito di inibizione, di ossessione del pudore, che è qualcosa che bene o male ha caratterizzato la letteratura americana fin dalle origini. Ma che cosa fa James? Crea delle storie fatte di sotterfugi, facendo girare i personaggi e le parole intorno a dei malintesi. Ma Henry James sapeva che le inibizioni del mondo sociale cui apparteneva erano inibizioni. Non prendeva sul serio, pur osservandoli, i valori convenzionali del suo tempo. Non credeva in un significato definitivo dei costumi e restò sempre libero con l'intelletto dall'ipocrisia dell'alto conformismo internazionale. Sì, c'è un tema morale all'interno dei libri di James, ma trattato come un prodotto sociale, pieno di inibizioni e trattato con le facoltà dell'intelletto e con anche una sorta di indagine psicologica, forse uno dei primi, James che affronta questa indagine psicologica. Dice sempre Vittorini: pudore morboso e superiorità intellettuale su se stesso sono le determinanti del suo stile, per cui alcuni motivi minori della nostra vita, motivi di evasione, di delusione, di debolezza, appaiono dissimulati in motivi di rottura, di lotta a morte e di sconfitta. I suoi personaggi si snervano per labirinti di malintesi, è proprio così, cioè qui mi trovo molto in accordo con Vittorini. I personaggi di James si snervano e alle volte snervano anche il lettore, ma in questo senso intorno a questi malintesi, nello stesso tempo si costringono vicendevolmente con la terribile fustigazione della chiacchiera a sentirsi travolti da un alto destino. Mi piace moltissimo questa frase. Allora, io di James ho letto qualche romanzo, non ho letto il suo romanzo principale, ovvero principale. Probabilmente il più popolare, il film più famoso, ovvero Ritratto di Signora. Non l'ho letto all'interno di questa tappa, già pensavo che non lo avrei letto perché volevo lasciarmelo in un momento diverso. Poi, quando Ilenia Zodiaco ha reso noto il programma dei Mattoni Americani di quest'anno, ho visto che Ritratto di Signora l'ha inserito come lettura tra maggio e giugno, quindi ho deciso di partecipare a quella tappa del suo programma di lettura per l'appunto e di approfondire assieme a lei Ritratto di Signora e l'autore stesso. Tant'è che oltre a questo, a parte due parole sul racconto che Vittorini riporta in questa antologia, di James non vi dirò altro. James è trattato a lungo, con tantissime pagine, una sessantina di pagine, in Agostino Lombardo, il grande romanzo americano, che è l'altro testo di supporto saggistico, diciamo, per questo mio percorso. Deliberatamente non ho letto queste 60 pagine proprio perché vorrei leggere il Ritratto di Signora, quindi avere un quadro un po' più ampio rispetto, perché è citato più volte, ho scorso un po', è citato più volte, avere uno sguardo più ampio per affrontare questa lettura. Vorrei rileggere il capitolo di Esarnafisi su James dopo aver letto il Ritratto di Signora e questo, e fare in un secondo tempo questo approfondimento. Anche in Michele Mari, I demoni e la pasta sfoglia, c'è un saggio o due, non mi ricordo, su James, quindi sono tutte cose che affronterò in futuro e di cui magari non vi parlerò all'interno di questi video su questo percorso alla scoperta dell'America, ma poi vi parlerò nei wrap-up, nei recap delle letture, in video dedicati, insomma, ci saranno sicuramente altre occasioni. Procede Vittorini citando Emily Dickinson. Mi fa molto piacere il fatto che Vittorini dica: più in alto di James c'è Emily Dickinson. A pagina 426 di Emily Dickinson dice: non vi fu protesta in lei e non vi fu leggenda, non vi fu un vitale significato storico, vi fu
condensato nel carbonio puro dei versi, l'appagamento speciale che gli uomini raggiungono quando si rendono conto, senza gioco, di essere inappagati. Mi fa molto piacere questa citazione a Emily Dickinson, che qui non è presente in antologia, ma anche perché questa è un'antologia di prosa e quindi posso capire che non sia presente, però essendo in questo libro abbastanza senti le donne, non completamente, perché ci sono racconti di alcune scrittrici e se non ci sono racconti o non sono riportati dei loro scritti, come nel caso di Edith Wharton, ma poi ci arriviamo, sono comunque citate. Ma insomma, non si lascia molto spazio e quindi mi fa piacere che comunque sia quantomeno citata. All'interno di questo capitolo abbiamo poi alcuni racconti che sono abbastanza significativi. Allora, il primo racconto è di Howells, ovvero l'autore che vi citavo prima, che arriva, diciamo, un attimo prima a livello letterario, ma non raggiungendo gli stessi vertici, secondo Vittorini, di James. William Dean Howells, 1837-1920, nacque in Ohio e morì presidente dell'Accademia Americana di Arti e Lettere. Si recò spesso in Europa e fu anche console a Venezia. Quindi i contatti di questi scrittori con l'Europa sono anche proprio di vita, sono anche biografici. Il racconto che ci riporta qui Vittorini è una proposta di matrimonio. È questo un racconto che si svolge, si apre all'interno di un circolo. L'abbiamo detto prima, letteratura dei circoli, letteratura dei club, letteratura borghese, e questa lo è in tutto e per tutto. Allora, ci sono sicuramente diciamo, delle uscite piuttosto interessanti, anche ironiche, ma in realtà si capisce che un po' si prende sul serio questo autore, cioè prende sul serio questo ambiente. Non c'è lo sguardo distaccato e più analitico di James in questo autore, però c'è sicuramente un grande acume di scrittura e frasi estremamente efficaci. Io qui ho sottolineato: dopo tutti i matrimoni che avete combinato nella letteratura, potete esporre positivamente e particolareggiatamente in che modo avvengono nella vita. Qui siamo in una conversazione tra alcuni uomini, uno dei quali è uno scrittore, quindi questa domanda viene rivolta a uno scrittore, il quale risponde: no, io no, ammisi. Potrei rispondere che uno scrittore di romanzi somiglia assai a un ministro della Chiesa che unisce continuamente la gente in matrimonio senza sapere il perché. Ecco, ci sono queste uscite assolutamente godibili. Per il resto non mi è rimasto particolarmente impresso questo autore, però insomma ho letto un solo racconto, quindi insomma è un po' poco. Ho sottolineato anche: l'abito mentale dell'invenzione è cosa molto curiosa. Sarebbe interessante investigare fino a che punto illude colui stesso che inventa, quanta parte della sua finzione egli ritiene vera. Questa è una frase molto interessante che chiude una riflessione in merito al rapporto tra finzione e realtà nel lavoro di uno scrittore, che è un tema di cui vi ho parlato molto nell'ultimo video riepilogo delle mie letture, perché l'ho affrontato con i romanzi che ho letto in questo periodo. Di Henry James invece riporta un bellissimo racconto piuttosto lungo che si intitola La tigre nella giungla. Henry James nacque a New York nel 1843 e morì a Londra nel 1916. Visse a lungo in Italia e dal 1876 non lasciò più che per brevi viaggi l'Europa, quindi più della metà della sua vita Henry James l'ha vissuta in Europa, principalmente in Inghilterra. Fece lo scrittore di professione, scrisse molti romanzi lunghi, eccetera, eccetera. La tigre della giungla è un racconto molto rappresentativo, secondo me, della scrittura, dei temi, delle modalità, di questo racconto di malintesi, di non detti, di incomprensione, di incomunicabilità fra i personaggi della sua storia. È molto rappresentativo, di come lui scrive e di cosa scrive. La prosa è eccezionale, assolutamente eccezionale. È la storia di due persone, un uomo e una donna, che si conoscono in giovane età. Lui è un po' più anziano di lei, non troppo.
e vivono una vita intera attendendo qualcosa e senza dirsi cosa, senza comunicarsi alcune cose. Quando lui diventerà consapevole di ciò che lei aveva capito fin dal principio, sarà ormai troppo tardi. È qualcosa di molto tipico in James. Cos'è che ho scritto qui? Che ho sottolineato: l'attesa in cui egli viveva, questa inquietudine, questa angoscia, non erano doni che Marcher potesse fare a una moglie. Doveva forse diventare con una donna il pericolo sordo che lo minacciava? Fra le pieghe dei mesi e degli anni lo attendeva la cosa che egli non sapeva determinare, ma che gli sarebbe balzata improvvisamente addosso, di certo come un animale feroce, come una tigre in agguato dentro la giungla. E qui si spiega anche il titolo. Comunque, insomma, ne ho sottolineate diverse di frasi che non vi leggo perché sono un po' tanto estrapolate dal contesto e si capirebbe poco, però questo è un racconto veramente degno di nota e devo dire che io non vedo l'ora di affrontare Ritratto di signora. Cioè, di James, non so se ve l'ho detto prima, ho letto Le ali della colomba, Le bostoniane, Giro di vite e Washington Square. Vorrei procedere a conoscerlo meglio. Arriviamo poi a un altro periodo della letteratura americana, su cui mi soffermerò un po' di più, perché insomma, letteratura della borghesia, non parlare di James, ho già finito, voglio dire, James merita un capitolo a parte, ecco. Verismo e verismo americano. Scusatemi, ma come al solito ho suonato il telefono. Allora, dicevamo, dice Vittorini, verismo americano che non è ricco come quello europeo. La canzone delle gesta, quella che abbiamo trattato parlando di Twain e di Bret Hart, si trasferisce nel naturalismo. Riconosce Vittorini come maggiore esponente del naturalismo americano Stephen Crane, autore che noi europei, italiani, probabilmente conosciamo meno di quanto lo conoscano gli americani, ovviamente, ma che gli americani studiano abbondantemente in tutti i vari percorsi di studio, che è molto molto citato da tanti scrittori americani. L'ho visto citato sia da Paul Auster che da Philip Roth, per esempio, ma anche da altri. Paul Auster ha dedicato un mattone, una biografia, la biografia, ha scritto la biografia di Stephen Crane, autore che visse pochissimo, morì a 28 anni, era ammalato, ma che ebbe una vita piuttosto avventurosa e attiva, di cui parla molto anche Joseph Conrad, che in questa edizione del Segno Rosso del Coraggio, di cui parleremo tra poco, c'è riportata proprio la biografia di Crane scritta da Joseph Conrad. Furono amici sul finire della vita di Crane, furono molto molto legati e Joseph Conrad scrisse lunghe pagine in merito alla scrittura, alla prosa di Crane. È un autore, Crane, decisamente più interessante di quanto possa apparire se collocato semplicemente nel contesto della corrente letteraria naturalista americana. C'è tanto di più che adesso spero di andare a raccontarvi. Allora, Vittorini appunto lo inserisce in questo contesto, come tanti, come è inserito in effetti da tutta la critica letteraria. Fu ammiratore dei naturalisti tedeschi e fu il naturalista più significativo degli Stati Uniti. Vittorini ne parla come di un autore dal tono imperturbabile, ma anche spontaneo e naturale, e con una capacità di osservazione minuziosa. Allora, ha scritto qualche racconto e due romanzi. Il primo romanzo, Maggie, A Girl of the Street, che è il primo romanzo americano, primo, ambientato nei bassi fondi di una grande città. Mi interesserebbe moltissimo recuperarlo e leggerlo, ma il suo capolavoro è per l'appunto The Red Page of Courage, ovvero Il segno rosso del coraggio, per noi romanzo sulla guerra civile che poi va ad anticipare tutta una specie di filone europeo, quindi in questo caso è un romanzo americano che anticipa un filone europeo di scrittori che si sono occupati soprattutto dopo la Grande Guerra di
specialmente reportage di guerra sulla Grande Guerra. Mi viene in mente su tutti Remark. Se non avete letto niente di nuovo sul fronte occidentale, fatevi un regalo e leggetelo. Ho dedicato un video all'inizio dell'anno scorso a quel libro perché è qualcosa di straordinario. E va letto assolutamente. Io ho sentito qualcosa in Stephen Crane nel libro di Remarque. Remarque scrive dopo, qui ci sono però cose anche molto diverse. Dopo magari ne parliamo meglio. Allora, ci sono però anche altri autori che Vittorini tratta e dei quali riporta alcuni racconti. Allora, Frank Norris, che fu amante di Zola e fece conoscere i francesi trattandone sui giornali e traducendoli. O'Hervey, anche lui è un autore che noi conosciamo meno di quanto lo conoscano gli americani, però esiste un premio O'Hervey per la letteratura negli Stati Uniti che, al contrario dei primi due, non ebbe alcun incitamento culturale dall'estero e fu un continuatore, ora scanzonato, ora burlesco, dei modi picareschi della letteratura della leggenda. Quindi O'Hare è un autore che, pur inserito nella corrente naturalistica, si rifà più, deriva più da Twain che non da questa corrente in cui comunque è inserito, perché ci sono delle caratteristiche dei suoi scritti che si rivelano affini alla corrente naturalista. E poi c'è Jack London, il più lontano da costoro. Allora, Vittorini ha un'opinione molto diversa rispetto a quella che ho io e tanti altri lettori in merito a Jack London. Vittorini dice nella parte introduttiva al naturalismo, ma poi dice di peggio nella parte che introduce il racconto che qui riporta. Un po' in disparte da costoro e con un tono un po' diverso, più polemico che critico, Jack London, pur coi suoi difetti di facilone e frettoloso, aggiunse dei nuovi motivi leggendari alla leggenda ormai divenuta veristica. Furono motivi di aggressività, di brutalità e di lotta con la natura che erano già impliciti tutti e al più alto grado in Melville, ma che nessuno aveva ancora resi accetti all'istinto. London le rese addirittura triviali. Allora, si comprende abbastanza chiaramente da queste righe che Vittorini non ha grande stima per Jack London, ma quello che scrive dopo, a introdurre, accendere una fiammata o accendere un fuoco, a seconda delle traduzioni, è molto peggio. Ora, io amo Jack London, se mi seguite lo sapete, io di London ho letto quel capolavoro assoluto che è Martin Eden. Ho letto Il Vagabondo delle Stelle, La Peste Scarlatta, Il Tallone di Ferro e basta. Questi. Poi, in un lontano passato, con tutta probabilità, ho letto anche, forse in versioni ridotte, Il Richiamo della Foresta. Mi sa Richiamo della Foresta. Comunque, detto ciò, Jack London è un scrittore molto politico, sicuramente, è uno scrittore molto carnale, cioè questi aspetti di brutalità, specialmente nei libri in cui parla di rapporto con la natura, ci sono, ma anche il rapporto tra gli uomini, volendo, ci sono, ma è uno scrittore geniale, secondo me. Il Vagabondo delle Stelle è un libro geniale. Martin Eden è un racconto di formazione, che ha molti contatti anche con la formazione letteraria, è un racconto autobiografico incredibile, cioè Jack London va letto al di là di quello che dice Vittorini e mi sento di dirlo con estrema tranquillità. Del resto, quando io ho letto queste righe, non vi nego, perché voglio farvi passare anche le mie impressioni, il mio stato d'animo, mentre faccio questo percorso americano, non riportarvi solo queste superficiali notizie, non vi nego di essere rimasta quasi un po' indignata. Poi mi sono consolata pensando che Vittorini, quando era in Einaudi, ha rifiutato il Gattopardo perché non lo riteneva degno di essere pubblicato. Quindi anche i grandi possono prendere degli bagli, quindi non c'è problema. Però
un autore che Vittorino inserisce in questa corrente che mi ispira da morire e che vorrei leggere con un romanzo almeno è Theodore Dreiser. Tra l'altro, qualcuno di voi me l'ha citato proprio in un qualche commento sotto uno dei miei video sul percorso americano. Theodore Dreiser viene pubblicato da Mattioli, quindi prima o poi leggerò uno dei suoi romanzi. Allora, di Dreiser, dice Vittorini, il verismo americano prese infine una parvenza moderna, una manifestazione romanzesca di importanza definitiva. L'abbaglio è enorme, tanto più che proprio con Dreiser il verismo usciva dai limiti necessari del proprio compito storico. Le opere di Dreiser hanno una grande potenza psicologica. Quindi, con Dreiser si compie quello, secondo Vittorini, che è cominciato con James, ovvero un verismo che però, quindi un romanzo verista dalla matrice fortemente psicologica, non vedo l'ora di leggerlo. Prosegue, Vittorini, il verismo, e qui dico il verismo in genere, insomma, il realismo, ha mostrato, volendo essere la verità, il vero processo psicologico per mezzo del quale gli uomini reagiscono alle cose reali della vita quotidiana. Questo c'è, secondo Vittorini, soprattutto in Dreiser. Un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere, mi sembrava strano che la mancanza fosse assoluta, è che chiude Vittorini questo capitolo citando Edith Wharton e dice: per via di Dreiser, Edith Wharton applicava i modi veristici al romanzo borghese di Howells e James. Quindi, secondo Vittorini, Edith Wharton è la summa, nonché il connubio e l'evoluzione di due correnti all'interno di un'unica autrice. Quindi, inserita nella corrente verista, raccoglie però anche l'eredità del romanzo borghese, del romanzo psicologico. Quindi con Dreiser e Edith Wharton si va a compiere, diciamo, questa fusione tra due correnti letterarie che poi caratterizzeranno anche gran parte del romanzo novecentesco americano, statunitense. Chiude Vittorini così. La leggenda americana con la trasposizione verista aveva eletto ad eroe il piccolo infelice di dappertutto, annettendosi in lettere minuscole la città dai molti milioni di abitanti e la cittadina di provincia e la campagna qualunque, facendo così petizione perché venisse estesa al comune mortale quella tolleranza che gli dèi, come dicevano gli antichi poeti tragici, avevano un tempo per i re soltanto. L'opera di rielaborazione istintiva dei valori indicati da Poe, Hawthorne e Melville era quasi completata. Da questa chiusura potete ben capire quanto questa fase della letteratura americana sia un collante perfetto tra la letteratura classica delle origini, quindi questa espressione in qualche modo dei valori letterari presenti in questi tre grandi autori appena citati, e la letteratura del Novecento e contemporanea americana, provincia, l'uomo piccolo che si fa eroe in qualche modo e le sofferenze di dappertutto e di chiunque. Questa conclusione, secondo me, è estremamente interessante. Allora, partiamo da Crane, dai. Salto quello che è riportato come antologico, diciamo, come racconto antologico, da Vittorini in merito a Stephen Crane, perché è uno stralcio del Segno rosso del coraggio. Quindi andiamo direttamente a Il Segno rosso del coraggio. Stephen Crane, 1871-1900. Nacque appunto nel 71, morì tisico, in una casa di cura tedesca. Cervello fa, dice montagna incantata all'istante. Poi andiamo a questo punto a ciò che ci racconta Agostino Lombardo di Stephen Crane, partendo però dall'inizio
da Il segno rosso del coraggio. Allora, Agostino Lombardo tratta di entrambi i due grandi romanzi di Crane, quindi anche Maggie, la ragazza di strada. Però ecco, non vi parlerò di quello che dice merito questo libro, perché non avendolo letto preferisco evitare e soffermarmi su Il segno rosso del coraggio. Abbiamo detto che Il segno rosso del coraggio è il racconto di un episodio della guerra civile, della guerra di secessione americana. Il protagonista è un soldato nordista e noi lo vediamo vivere all'interno di un paio di giornate diciamo che comprendono una battaglia in due tempi, una battaglia estremamente sanguinaria, ovviamente tra nordisti e sudisti. Il nostro protagonista è un nordista e noi viviamo fondamentalmente cioè ci vengono raccontate due tematiche principali. Allora, una sorta di romanzo di iniziazione, quindi un ragazzo molto giovane che parte per la guerra glorificandola, in qualche modo mitizzandola. Ci sono riferimenti a battaglie antiche, a miti sulla guerra, per poi invece scoprire la prosaicità della guerra, la morte, la distruzione, la sofferenza e la paura. Quindi, dal romanzo di iniziazione in cui questo ragazzo affronta questa consapevolezza, in qualche modo deve fare i conti con questa consapevolezza, al secondo tema, ovvero il dilemma morale. Dilemma morale tra viltà e coraggio. Questo ragazzo, nell'arco di questi 2 giorni, passa dalla glorificazione della guerra a un desiderio profondissimo di fuga, al valutarsi in quanto vile e o coraggioso. È un continuo dilaniarsi all'interno di se stesso in merito a questo tema e al fatto che in qualche modo lui, mentre desidera scappare, vuole anche combattere ed essere ferito, riportare il segno rosso del coraggio, la ferita che è in qualche modo testimonianza di un coraggio messo in atto durante la grande battaglia. Noi viviamo all'interno di questi 2 giorni questo altalenarsi di emozioni e di sentimenti dentro questo ragazzo in un modo molto particolare, però. Quello che fa davvero la differenza in Stephen Crane sono la prosa e lo stile, perché la prosa e lo stile parlano di qualcosa che supera i confini del naturalismo. E adesso ci arriviamo meglio. Che cosa dice Agostino Lombardo? Agostino Lombardo appunto ci racconta che prima di tutto, per quanto riguarda Crane, bisogna trattarlo come un artista consapevole malgrado la giovane età. Quando esce Il segno rosso del coraggio, Crane aveva 24 anni. E poi l'altra prima cosa che salta agli occhi è la disposizione simbolica che caratterizza il suo realismo. Qui non parliamo di puro e semplice realismo, ma di simboli che ci raccontano qualcosa di realistico. Poi i due temi ve l'ho già detto, quindi il tema del libro L'iniziazione alla vita, sempre, sempre secondo Lombardo, e la storia di questa esperienza morale. L'innovazione sta nei suoi modi stilistici, in parte in contrasto con Vittorini. Che cosa ci dice Lombardo a pagina 186? Adesso ve lo dico subito. Allora, Lombardo ci dice questo: l'arte di Crane non va identificata, come troppo spesso si crede, con una rappresentazione naturalistica della realtà, modo in cui ne parla Vittorini, ad esempio, ma tanti altri, bensì una forma che unisce un vivo sentimento morale ad un'accesa, fin violenta percezione, specialmente visiva, del dato sensuale. Il vostro metodo è affascinante, scriveva a Crane l'amico Joseph Conrad. Siete un completo impressionista. Dalle vostre mani l'illusione della vita emerge senza una sola pecca. Non è la vita che nessuno vuole, è l'arte. L'arte cui tutti, gli infimi e i grandi, costantemente aspirano, nella maggior parte dei casi senza saperlo.
Quindi, prosegue Lombardo, le impressioni di Crane producono una così intensa illusione di vita perché colgono attraverso le immagini, le linee, i colori della realtà il fermento interiore che la sottende e perché quelle immagini, linee e colori lo scrittore usa e dispone e compone in un quadro che mira a esprimere l'intera sostanza fisica e spirituale di cui è fatta la vita. È abbastanza chiaro quello che dice Lombardo, non c'è bisogno che io aggiunga altro, però è tanto, cioè è proprio molto evidente questo aspetto nella lettura di Crane. Qui non siamo affatto di fronte a un reportage di guerra, a un racconto solo ed esclusivamente realistico di un evento di guerra, ma siamo al racconto di un evento di guerra attraverso le impressioni, attraverso il come ha vissuto questo evento di guerra dal nostro protagonista. Ed è vero, cioè, è proprio la sensazione è quella di leggere un autore impressionista. Poi prosegue Lombardo dicendo ovviamente non che manchino ragioni fondate per un'interpretazione in chiave strettamente naturalistica dell'arte di Stephen Crane. Il periodo in cui Crane scrive è appunto quello che vede la penetrazione negli Stati Uniti delle teorie naturalistiche ed è come naturalista che Crane viene salutato sia da Howells che dagli altri narratori, un po' quello che vi ho detto prima rispetto a quello che Vittorini dice di Crane. Quindi non è che Lombardo si ponga in contrasto con questo aspetto, però ne riconosce anche altri valori. Prosegue Lombardo, la guerra è il terrore che coglie Harry, che è il protagonista di questa storia, e che è tanto più insopportabile in quanto viola la dolcezza e la serenità della natura. Ecco cos'è veramente il segno rosso del coraggio, la storia di un'esperienza morale. E la qualità simbolica che il linguaggio di Crane assume, sì coi singoli oggetti, i colori, la natura, la guerra, pur rappresentati con vivido, bruciante realismo, sempre suggeriscono un più segreto e più universale significato. Quindi nasce appunto dal fatto che la realtà fisica costituisce per lo scrittore uno strumento per la raffigurazione e la rappresentazione della realtà morale. Quindi la realtà fisica si fa strumento attraverso dei simboli precisi, molto reali, e parliamo principalmente di colori, suoni, rumori, perché è un libro molto sensuale, nel senso che è pieno di sensi. Quindi Crane utilizza questo dato sensoriale per rappresentare una realtà morale, quindi usa il dato realistico per rappresentare una realtà interiore, psicologica, morale del protagonista. È qualcosa che ci racconta anche Michele Marine, I demoni nella pasta sfoglia, ma ce lo racconta molto meglio nella postfazione a questo libro, perché questa edizione, che vi consiglio vivamente se volete leggere questo libro, è a traduzione a cura di Michele Mari con un ritratto dell'autore di Joseph Conrad. C'è una postfazione bellissima di Michele Mari a questo libro. Comunque, né I demoni nella pasta sfoglia, Michele Mari dedica veramente una facciata a Crane, ma se ne è occupato a lungo nel corso dei suoi studi, nella sua vita, e ci dice di Crane: due sono i romanzi memorabili dedicati alla viltà e all'angoscia morale che un momento di debolezza può suscitare in uno spirito coscienzioso. Lord Jim di Joseph Conrad, ancora qui legame tra Conrad e Crane, prima o poi io Conrad lo leggerò, mi manca completamente. E il segno rosso del coraggio di Stephen Crane, tanto empatico e morboso il primo, quanto clinico ed entomologico il secondo, collocando in un episodio della guerra di secessione il battesimo del fuoco di un giovane nordista, l'altrettanto giovane Crane, aveva allora 24 anni e sarebbe morto di tisi prima di compiere i 30, descrive con una sottigliezza psicologica sbalorditiva il rapido passaggio del protagonista dall'entusiasmo di chi sogna battaglie degne dei greci all'automatismo animale della fuga, all'elaborazione di ingegnose giustificazioni fino alla resa al sentimento della vergogna, dalla quale saprà riscattarsi con un furore isterico che, iniziandolo al sangue, lo priverà per sempre di ogni ingenua illusione. L'illusione è prima della storia, dopo viene la leggenda. Ma come deve essere, la prima qualità del segno rosso del coraggio è stilistica, in virtù di una prosa concitata che riproduce a meraviglia il caos della battaglia.
e che alla rigorosa crudezza delle notazioni geografiche, strategiche, balistiche e anatomiche sa unire una visionarità allucinata e potente. È veramente così, cioè, sembra di essere di fronte a un'allucinazione più che a un racconto prettamente realistico. Parla poi Mari di ossessione cromatica che si scioglie in metafora. Ci sono tantissimi colori all'interno di questo libro. E appunto riporta anche qui Mari quello che scrisse Conrad a Crane quando gli disse: siete un completo impressionista. Cosa ci dice di importante Mari nella postfazione rispetto a questo libro? Allora, per quanto riguarda la prosa e lo stile, Mari ci sottolinea quanto Crane non abbia affatto paura della ripetizione. Utilizza la ripetizione a creare una sorta quasi di musica all'interno delle sue pagine. È molto molto moderno, è molto innovativo nello stile questo scrittore rispetto a classici di fine 800 che normalmente sono presenti in tutte le letterature, direi. È veramente abbastanza sperimentale nella prosa e nello stile. Poi, non esiste un'individualità romanzesca. Pochi avranno dei nomi, gli uomini blu, gli uomini grigi, tutto ciò contribuisce alla ripetizione. Ovviamente, se l'autore non dà dei nomi ai personaggi, noi scopriamo il nome di Henry a metà del libro, più o meno, ma tutti sono indicati come il soldato grasso, il soldato alto, il soldato ferito, gli uomini blu, gli uomini grigi, e quindi c'è questa continua ripetizione. Poi ripetitivi sono anche gli attributi che si danno alla guerra, che è sempre chiamata come bestia scarlatta, spettacolo blu, poi c'è la terra che è sempre marrone, esplosioni rosse e fumo azzurro. Avete sentito quanti colori? E queste sono espressioni che continuano a ripetersi in maniera ossessiva all'interno del romanzo. Il corrispettivo sintattico alla ripetizione è la brachilogia e la paratassi, ed è evidente, perché se pensiamo a uno scritto che è infarcito di ripetizioni, non possiamo pensare che anche a una sintassi paratattica. Si domanda Mari, tutto questo indica una povertà di mezzi? Certamente no, perché come per Conrad, anche per Mari si giunge ad una profonda intensità espressiva, quindi a questo impressionismo. Ma perché? Perché, secondo Mari, ci sono due elementi che contribuiscono a questa fortissima intensità espressiva. Sicuramente l'effetto mimetico e la presa diretta. Che cosa significa? Che noi siamo esattamente dentro la battaglia mentre le cose accadono. Qui, per questo aspetto, ho trovato molte vicinanze con Remarque. In Remarque noi siamo molto coinvolti negli eventi proprio perché sono tutti scritti in presa diretta, quindi questo sicuramente è un elemento che dà molta intensità espressiva al romanzo, ma ancora di più, secondo Mari e anche secondo me, è l'estro metaforico ed analogico di Crane che trasfigura l'esperienza del suo protagonista in una surreale allucinazione, che è un po' quello che vi dicevo prima. È un testo quasi allucinato, proprio perché è ricco di metafore e di analogie. Poi, prosegue sempre Mari. Come conseguenza diretta, Crane riesce, mamma mia, a raccontarci la paura dal punto di vista delle emozioni, scusate, riesce a raccontarci la guerra dal punto di vista delle emozioni, che è anche quello che vi raccontavo prima. Cioè, Crane utilizza dati reali, molto sensoriali, per parlarci alla fine di emozioni. Emozioni che si esprimono nel dilemma morale tra la fuga e il coraggio, tra la glorificazione della guerra e quello che è in realtà la guerra. Tutto attraverso un libro che Mari definisce visivo. Emblemi sensibili, feticci, sinestesie e acustico-cromatiche e su tutto il rosso. Colore di sangue e morte, ma anche di coraggio e di vergogna, del furore delle bandiere, di entrambe le bandiere, tra l'altro. Il rosso c'è nel titolo, ma c'è in tutto il libro. Cioè, non so quante volte sarà
nominata, cioè ci sarà la parola rosso all'interno del libro, non ho potuto, potuto fare a meno di pensare a Sor Corso di Moianna, che ok, non c'entra niente, però vi assicuro che l'espediente stilistico, l'utilizzo della metafora e del simbolo è lo stesso, identico. Anche il Moianna, il sorgo rosso diventa simbolo. Un simbolo geografico a caratterizzare l'ambito storico-geografico in cui avvengono gli eventi, ma anche simbolo di coraggio, di morte, di sangue, di passione. Ho dedicato un video intero a Sorgo Rosso, ve lo lascio qua sotto se dovesse interessarvi. Me l'ha veramente, questo utilizzo del colore rosso è veramente molto molto simile tra questi due scrittori. Poi, al contrario di Lombardo, vi ricordate che vi ho detto che Lombardo parla di questo romanzo come un romanzo di iniziazione. Mari ritiene che questo non sia un romanzo di iniziazione e di formazione, ma appartiene prettamente al genere picaresco, ma è anche un romanzo psicologico. Quindi, secondo Mari, questo non è un romanzo di formazione di un personaggio, ma è un romanzo che fa un quadro psicologico della paura. È un romanzo di scoperta, di evoluzione e di quadro descrittivo del sentimento della paura. È veramente molto molto interessante. Analisi minuziosa della paura e come psicologicamente evolve nell'uomo. Assolutamente sì. Mi è piaciuto questo libro, sì, soprattutto analizzandolo dal punto di vista letterario, cioè mi è piaciuta la prosa, mi è piaciuto lo stile, mi è piaciuto tantissimo questo simbolismo che va a parlarci di qualcosa di estremamente più profondo e soprattutto mi è piaciuta l'innovazione di prosa e stilistica. Mi è piaciuto l'approccio, il carattere molto intenso e autentico di queste pagine. A livello di gusto personale è un libro per me da 4 stelle, banalizzo in una maniera mostruosa, ma semplicemente per mio gusto personale. Si parla d'altro, è un'altra cosa, siamo perfettamente d'accordo, ma il più bel romanzo di battaglia, di guerra che io abbia mai letto resta Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarca, che è la terza o quarta volta che vi cito in questo video. Avete capito, dovete leggerlo se non l'avete ancora letto. Detto ciò, torniamo un attimo a Vittorini e parliamo molto brevemente, credo, forse, non lo so, dei racconti che lui inserisce, che sceglie di inserire nella sua antologia rispetto appunto al verismo e al naturalismo. Allora, abbiamo detto di Crane, abbiamo una parte, un pezzo del Sogno Rosso del Coraggio. Arriviamo un attimo a Harry, ma io ho sbagliato gli occhi, scusatemi, ma sono astigmatica presbite insieme. Arriviamo a O'Harry. Allora, il racconto che io ho letto di O'Harry è al momento, su queste, diciamo, prime pagine, il racconto più bello che ho letto di questa antologia, e non me l'aspettavo, nel senso che io Harry non lo conoscevo. O'Harry 1862-1910, si chiamava William Sidney Porter per lo stato civile e nacque a Greensboro, Carolina del Nord, nel 1862 e morì nel 1910. Ebbe una vita piena di picaresche esperienze, fu anche in prigione e per 4 anni a lavori forzati. Scrisse molte centinaia di racconti in 3 o 4 generi diversi. Il racconto, uno dei racconti che è qui riportato, Camera mobiliata, è del suo genere migliore, secondo Vittorini, quello cosiddetto newyorkese. Allora, la storia è quella di un uomo, che si sposta per, New York alla ricerca di una donna, la donna che lui ama, che per varie ragioni ha perso di vista e in qualche modo si mette sulle sue tracce. Noi lo conosciamo nel momento in cui affitta una stanza ammobiliata, in cui crede che questa donna possa essere passata, quindi ricerca, diciamo, delle informazioni su questa donna. Ora, io ho iniziato questo racconto, ho letto l'incipit e sono rimasta estasiata e non posso non leggervelo. Mobile, irrequieto, fugace come il tempo.
Tale è il nucleo principale degli abitanti del basso quartiere occidentale di New York, rosso di mattoni. Gente senza un focolare e che ne ha mille, che migra senza mai posarsi, da camera mobiliata a camera mobiliata, dimore effimere per menti e cuori fugaci. Gente che canticchia a tempo di danza, casa dolce casa, che reca con sé lari e penati in una scatola di cartone. Mamma mia. Mi è venuta la pelle d'oca, vi devo per forza leggere anche un altro pezzettino di questo racconto. Allora, qui abbiamo questo protagonista che si è installato in questa camera mobiliata, si guarda attorno alla ricerca di tracce del passaggio di questa donna e nel farlo O.R. ci descrive in qualche modo il passaggio di tutte le persone, di queste genti che portano l'aria e penati in una scatola di cartone da questa stanza. Allora, a poco, come si decifrano i caratteri di un crittogramma, le tracce più infinitesimali che la teoria dei randagi inquilini aveva lasciato nella camera mobiliata finivano con l'assumere un significato. La logora striscia del tappeto davanti alla psiche evocava l'amabile donna che certo s'era trovata frammista alla marbaglia. Sulle pareti, minuscole impronte di dita infantili svelavano che piccoli prigionieri avevano pure annaspato in quella stanza, anelando al sole, all'aria libera. Una macchia che si irraggiava a spruzzaglia, come la traccia di uno scoppio di bomba, testimoniava che in quel punto un bicchiere o una bottiglia piena erano stati scagliati contro il muro andando in mille pezzi. Sullo specchio qualcuno aveva scarabocchiato di traverso con la punta di un diamante a lettere un po' tremolanti un Maria. Tutto ciò dava l'impressione che in quella camera mobiliata la folla incessante degli inquilini avesse esploso in accessi di furore, forse esasperata oltre il sopportabile da quell'indifferenza, e sfogato su di lei la veemenza delle passioni. Il mobilio era tutto tagliuzzato e ammaccato. Il sofà, contorto dalla rottura di qualche molla, pareva un orrendo mostro irrigidito dalla morte durante una crisi di grottesche convulsioni. Qualche possente cataclisma aveva strappato via dal marmo del camino una larga striscia. Ogni tavola dell'impiantito aveva un suo gergo speciale e pareva gemere, dolendosi, d'un singolare tormento. Pareva incredibile che con tanta perfidia un guasto così profondo fosse stato inflitto alla camera proprio dalle persone che, sia pur brevemente, l'avevano considerata il loro focolare domestico. O forse era stato appunto il loro senso istintivo della dolce intimità di una casa che, defraudato, si ostinava ciecamente a non voler morire. Forse era stato un accesso risentito di rabbia contro quei falsi dei casalinghi ad accendere la loro furia. Quella stessa gente avrebbe amato una catapecchia e l'avrebbe tenuta pulita, adorna, se l'avesse sentita sua. Che cosa vi ho letto? Detto ciò, questo racconto è splendido anche nello svolgimento e nel finale. Io vi dico solo che io l'ho avvertito come un moderno e statunitense Romeo e Giulietta. È pazzesco questo racconto, credetemi, è pazzesco. Poi vediamo di andare un po' più veloci. Il secondo racconto sempre di O'Harry è Il doppio gioco di Hargreaves, che è un racconto molto più comico, ironico e satirico. Ne parlava Vittorini di quest'anima anche un po' burlesca, molto molto intelligente. Si sente l'eredità di Twain in questo racconto. Poi abbiamo Frank Norris, nacque nel 1870 e morì nel 1902 a San Francisco mentre veniva operato di appendicite. Insomma, giovanissimi questi scrittori. A 17 anni si recò a Parigi, vi studiò pittura. Tornato in America 2 anni dopo, frequentò l'università di Harvard. Si dedicò poi al giornalismo e fu corrispondente di guerra nel Sudafrica e a Cuba. Allora, il racconto che qui ci riporta si intitola Uomini e grano. Questo è un racconto, secondo me, verista allo stato puro, con una matrice anche molto politica e di racconto di denuncia.
è fondamentalmente la storia di più personaggi che fanno parte, diciamo, del mondo della produzione e della vendita del grano. Quindi abbiamo i contadini, gli operai nelle città che devono comprare il pane fatto col grano e le speculazioni borsistiche sul grano. Interessante, la scrittura molto semplice ed efficace, non particolarmente significativa a livello letterario per quanto mi riguarda, perlomeno, ma in nuce io ci ho sentito, diciamo, perlomeno i temi, che poi però a livello letterario sono secondo me espressi in maniera più lirica, più poetica, espressi da Jack London per l'appunto e poi Steinbeck, a cui arriveremo al prossimo giro, Quindi ne parleremo, non dico a breve, però insomma, nell'arco di un paio di mesi. Allora, poi andiamo a Jack London. Ora io qui veramente, cioè io sono uscita di testa. Dice Vittorini, Jack London 1876-1916, nacque a Oakland in California. Ebbe una vita avventurosa e nei suoi innumerevoli romanzi e racconti trattò sempre di esperienze personali dirette. Più o meno, non è tanto vero neanche quello. Comunque, cioè, il tallone di ferro, il vagabondo delle stelle, non c'è nulla di esperienza diretta, tutt'altro. Comunque, nessuno dei suoi romanzi è particolarmente notevole, dice Vittorini, che rifiutò il gattopardo. Io ho scritto qua sotto, proprio no, Vittorini, ma del resto hai rifiutato il gattopardo. Vabbè. Comunque, qui c'è un racconto che qui con questa traduzione si intitola Accendere una fiammata, ma lo trovate edito singolarmente, non mi ricordo se dalla piccola biblioteca Delphi o altrove, come Accendere un fuoco. Ora io vi sfido a leggere questo racconto e a non stare male fisicamente. Cioè, Jack London è capace di trasportarvi esattamente nel profondo nord, insieme a un uomo che a meno 75 sotto zero, se non accende un fuoco, muore. E questo è il racconto di questi eventi. Si parla di questa natura, per certi versi maligna e inospitale per l'uomo, soprattutto per l'uomo superbo che crede sempre e comunque di poterla dominare. Ma la natura fa da sola e fa di più. C'è sicuramente la brutalità qui, di cui anche Vittorini parlava, ma è una brutalità elevata a un livello letterario incredibile. È bellissimo questo racconto. E poi abbiamo Theodore Dreiser, altro racconto stupendo, veramente un'infilata via l'altra. O Henry London e Dreiser, che ho amato moltissimo. Dreiser, mamma, quanto è sbagliato, scusatemi. È nato di discendenza tedesca in un villaggio del Middle West l'anno 1871. Ancora vivo quando scrive Vittorini, però poi è morto nel 1945. Ha fatto in principio il giornalista, ora, dice Vittorini, fa lo scrittore di professione. Il suo primo romanzo, Sister Carrie, è stato pubblicato nel 1900. Ha scritto diversi volumi di racconti e saggi. Matrimonio per uno, che è il racconto che è qui indicato, è tratto dal volume di racconti intitolato Chains, il suo più notevole. Allora, questo racconto stupendo, praticamente ci viene presentato un uomo medio, per non dire mediocre, un impiegato. Il racconto di quest'uomo medio, la sua descrizione è favolosa. Quest'uomo a un certo punto cerca una moglie e trova una ragazza per bene, di una famiglia per bene, che decide a un certo punto di sposare perché semplice e per bene. È una ragazza molto religiosa, che viene da una famiglia molto religiosa e anche abbastanza ignorante. Lui con un amico loda la nuova moglie, la moglie, insomma, per questa ingenuità, per questa purezza, ma nello stesso tempo è un po' indignato di questa sua ignoranza e comincia a prestarle dei libri per farla iniziare a leggere. La moglie inizia a leggere e si trasforma in qualcosa che il marito non avrebbe assolutamente voluto. Allora, questo è un racconto questo era un racconto di emancipazione femminile, di indipendenza, di coraggio, di forza della conoscenza. In un racconto del 1900 circa c'è questa frase.
Un'altra volta notò che le madri erano vere schiave, che sebbene adorasse la sua bambina non poteva fare a meno di vedere quale catena e quale peso ella fosse per una donna che aveva ambizioni al di fuori di quelle della maternità. Questo ci poi parla di baratro intellettuale che le divideva, perché questa donna poi non ha la cultura nozionistica spicciola della media borghesia, ma si è assetata di conoscenza e comincia a conoscere per davvero. No, vabbè. Poi si parla anche del concetto di moralità nei contenuti di un libro. È un racconto stupendo. A proposito di emancipazione femminile, un'altra grande assente da questa antologia assolutamente è Kate Chopin, che con Il risveglio, romanzo pubblicato nel 1899, fa dell'emancipazione femminile, dell'indipendenza femminile il tema, ma vorrei dire proprio il soggetto, quasi a livello cinematografico del romanzo. È bellissimo quel libro, ve ne ho parlato più volte, ve lo consiglio assolutamente vivamente. Detto ciò, direi che ho terminato questa carrellata su questi due capitoli di questa tappa del mio percorso americano. Al prossimo giro io credo che riuscirò a fare un video soltanto anche qui di due capitoli, ovvero il rivolgimento delle forme e eccentrici, una parentesi. Credo che riuscirò a contenere in un video tutto quanto. Sarà un po' diverso dopo, perché in storia contemporanea abbiamo semplicemente William Faulkner con due racconti, anzi tre racconti: Il sole della sera, Wash Jones e Una rosa per Emily, che tra l'altro è pubblicato singolarmente, questo sì, sono sicura, nella piccola biblioteca Adelphi. Poi abbiamo Hemingway, Il ritorno del soldato Krebs, Monaca, Messicani, La radio, Vita felice di Francis Macomber, per poco. Poi abbiamo Thornton Wilder, Il lungo pranzo di Natale, James Cain, Il baritono, poi Steinbeck con La quaglia bianca. E poi Thomas Wolfe con Un uomo, Bascom Oak. In tutto ciò io vorrei leggere anche, per combinare diciamo la tappa a dei romanzi, molto banalmente L'urlo e il furore, e poi vorrei anche leggere la biografia di John Steinbeck. Quindi diciamo che sicuramente questa parte, che è un solo capitolo, necessiterà minimo di due video, che saranno sicuramente ancora più superficiale di quello che ho fatto fino ad adesso, perché cioè, Faulkner e Steinbeck non è che si possono fare corsi di laurea solo su uno dei due. E poi l'ultimo sarà La nuova leggenda, anche qui farò un solo video, credo, Erskine Caldwell con due racconti, ma io leggerò anche La via del tabacco, William Saroyan con La casa delle formiche e La belva bianca, e John Fante con Una famiglia neoamericana, ma leggerò anche tutta la serie di Bandini e non vedo l'ora di arrivarci. Quindi realisticamente abbiamo ancora 1, 2, 3, 4 video. Siamo al giro di boa, direi, con questo video. Detto ciò, ho terminato. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, in qualche modo sia stato di vostro interesse. Come sempre, attendo le vostre impressioni, le vostre opinioni. Se avete affrontato questa tappa assieme a me, fatemi sapere anche se eventualmente vi ho dato qualche spunto di lettura. Io sicuramente a livello di spunti di lettura, ovviamente il ritratto di signora ve l'ho detto, e poi in un secondo momento, magari finito questo percorso, a cavoli miei, diciamo, tanto poi a cavoli miei, ma vi parlo di tutto quello che leggo, vorrei leggere qualcosa di Edith Wharton, della quale io ho letto un milione di anni fa, L'età dell'innocenza. Vorrei quasi rileggerlo, ma mi interessano anche altri titoli. E a Edith Wharton, appunto, Agostino Lombardo dedica un capitolo, quindi sicuramente a livello di spunti di cose che non ho ancora letto ci sono questi due, almeno per quanto mi riguarda. Fatemi sapere se ne avete anche voi. Detto ciò, ho terminato. Come sempre, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!